Ciao ragazzi, ci siamo appena svegliati, stamattina è l'ultimo giorno che siamo qua in Corsica. Comunque qua. Abbiamo l'imbarco oggi pomeriggio, quindi stiamo facendo un po' di mente locale su quello che sono stati gli ultimi avvenimenti di questa avventura. Quindi adesso niente, ci dirigeremo verso Isuledda, sì. L'isola dei Gabbiani. No, prima sbarchiamo a Santa Teresa di Gallura e poi andremo verso Isuledda. E da lì poi comincerà il nostro viaggio in Sardegna. Ed eccoci arrivati a Bonifacio. Luogo dove ora sorge la città di Bonifacio era già abitato all'incirca 6500 anni fa. In seguito, all'interno della baia, l'insediamento fu occupato da mercanti greci e militari romani. Dopo di loro la città fu a lungo in mano ai pirati del Mar Mediterraneo. La tradizione afferma che il nome le venne attribuito solamente in seguito, grazie a Bonifacio II di Toscana, che nell'833 rifondò qui un villaggio a difesa delle incursioni dei saraceni. Spettacolo! Abitata dai coloni toscani per due secoli, rimase sotto il controllo della Repubblica Marinara di Pisa, fino a quando, alla fine del XII secolo, passò sotto il controllo della Repubblica di Genova, che nel 1490 espulse tutti i coloni di origine toscana. Una leggenda narra che i genovesi entrarono in città nel 1195 approfittando di un matrimonio e dello stato di ebbrezza della popolazione. Meravigliosa. Tagliata direttamente dall'uomo nella roccia calcarea bonifacina, questa scalinata è composta da 189 scalini che hanno circa un'inclinazione di 45 gradi. Secondo la leggenda, venne costruita in una sola notte dalle truppe del re d'Aragona quando tentarono di occupare Bonifacio nel 1420 per garantirsi l'approvvigionamento d'acqua. Molto più probabile invece che sia stata costruita dai monaci francescani, sempre per la stessa ragione. Ed eccoci finalmente pronti a partire. Ora ci siamo messi in coda e aspettiamo il nostro turno per imbarcarci. Un aneddoto che vi voglio raccontare qual è che abbiamo fatto la prenotazione via internet con la Mobi,
la signorina ci ha risposto e ci ha detto che non c'erano problemi, che potevo tranquillamente arrivare il giorno dopo con il camper che mi avrebbero imbarcato. Al momento del check-in mi hanno detto no, non c'è più posto, quindi praticamente siamo stati costretti a prendere la nave Icnusa, e anzi, fra l'altro, mi ha fatto piacere perché è una compagnia sarda e quindi i nostri soldi sono andati un po' ai sardi. Indubbiamente Bonifacio vista dal mare ti regala un'emozione unica. Un'emozione unica che ci regala anche Santa Teresa di Gallura quando cominciamo ad avvicinarsi a lei. Siamo in Italia! Ed eccola qua l'Italia! Voilà! Ora finalmente sentiamo parlare un po' in sardo! Come è venuto mai a fare? Venire a Roma a pagare